Oggi insieme a Fabrizio Micari, insieme ad Alessandro Baccei, assessore al bilancio, insieme a tanti dirigenti del Partito Democratico, ad altri candidati, ad altri futuri candidati come me, io sono un futuro candidato nella lista del PD per le regionali, insieme alla segreteria provinciale del partito ed era rappresentata ai massimi vertici, abbiamo raccontato, o meglio, il territorio agrigentino e la gente agrigentina si è raccontata al rettore dell'Università di Palermo, candidato alla presenza della regione. Lo si è fatto con le strade del vino a San Buca di Sicilia, a Memphis, Santa Margherita, Montevago, lo si è fatta con la rappresentazione anche dei precari a San Buca, come stasera qui a Favara, della pubblica amministrazione. Si è parlato di come ampliare il comprensorio irrigui, si è parlato di come difendere un bene primario che è l'acqua, ricordando a noi stessi che con Sicilia Acqua nel 2004 la regione stipulò un contratto di 40 anni con Sicilia Acqua che porta l'acqua già all'ingrosso a 0,70, poi a caduta aumenta non poco a Caltanissetta, ad Agrigento e a Enna, ma come aumenterà anche nelle altre province che non hanno gestore. E dico questo perché sono gli stessi che oggi sono quelli stessi che nel 2004 si provano un contratto di 40 anni, accade solo per le miniere sudafricane, sono quelli che stipularono e vollero quel contratto. Oggi abbiamo visto aziende che trasformano a Ribera, a San Buca, a Montevago, abbiamo visto la riformazione di prodotti importanti dell'agricoltura e della zootecnia. Abbiamo visto la passione e l'entusiasmo della gente che lavora e produce, ma vuole le strade. Io domani diffiderò il commissario della provincia di Agrigento perché non procede alle gare d'appalto, ai soldi. Baccei ha raccontato come, risanato il bilancio, si possono utilizzare le somme, le risorse dei fondi comunitari, del PSR, così come delle attività produttive, così come dell'energia, così come i 2 miliardi che sono ancora da programmare con il Ministero del Sud, con De Vincenzi, per cosiddetti fondi della sviluppo e coesione. Abbiamo detto anche gli errori che sono stati fatti, la mancato coraggio per esempio di alcuni assessori nel dare attuazione alla legge sui precari delle autonomie locali, così come un ritardo a una norma che ho proposto, il governo ha sostenuto e l'assemblea ha approvato, quello di poter avere un fondo di rotazione di 10 milioni di euro per le start-up e altri 4 milioni per gli incubatori di imprese e per gli incubatori di sviluppo locale. Oggi abbiamo anche parlato di come mettere sotto irrigazione in questa provincia 7.500 ettari di terreno da Recata, passando da Palma, Canicattì, Castro Filippo, Camastra, per arrivare fino alle porte di Agrigento con i vigneti dell'Uva Italia o con i tunnel dove si produce ortofrutti. Dicevamo, c'è un bilancio risanato, questo governo avrebbe potuto fare di più, ma certamente né Cancellieri né la squadra di Musumeci possono fare meglio di Micari. Micari, qualcuno ci diceva, non lo conosce nessuno. Micari va conosciuto perché è una persona competente, capace, a capo di una struttura, un'organizzazione con quasi 40.000 persone, migliaia di giovani universitari che lo apprezzano, la sua concretezza, la sua capacità di governare una struttura importante quale una delle università più grandi d'Italia. L'ha dimostrato e ha dimostrato di saperlo fare. C'è anche, ho detto poco fa, quello che noi mettiamo tra virgolette a garanzia della credibilità di questo nuovo progetto con Micari Presidente, ed è l'impegno, l'abnegazione, l'entusiasmo, la generosità dei gruppi dirigenti del PD, segretari del circolo, i consiglieri, gli assessori, i sindaci, i militanti, quelli che non diventeranno assessore ma che ogni giorno fanno una battaglia per ridurre il tasso di disuguaglianza e rendere questa terra non bellissima come dice l'ex parlamentare di Ravanusa Giusy Savarino, dimenticando che lei è una protagonista di una stagione che ha saccheggiato la Sicilia. Questa regione è bella, già lo è, cancellando i luoghi comuni, questa terra è bella, ha bisogno che le cose funzionino, che la burocrazia non faccia prigioniera la politica e che la politica sappia essere all'altezza della situazione, nel caso di specie che il Partito Democratico sia il partito popolare, il partito della sinistra siciliana e che rappresenti esattamente il riformismo e il cambiamento necessari a questa terra.